Torniamo ancora all'esercizio e vediamo uno svolgimento appena leggermente diverso. Invece di calcolare la velocità di rotazione dei punti all'equatore, andiamo a sostituire questa formula senza calcolarne il valore al posto di V. Al posto di V qua, quindi otteniamo la massa della stella di neutroni che deve essere almeno uguale a questa formula al quadrato, eccola, 4π² r² su t2, il quadrato di V per R su G. In pratica qua sotto ho riscritto questa formula qui, Gm su R maggiore o uguale, al posto di V alla seconda ho messo il quadrato di questo, quindi 4π² r² su t2, eccolo, e poi ho ricavato la massa della stella di neutroni, maggiore o uguale di questo valore. Ma questa formula che abbiamo trovato in pratica è la legge di Keplero, la terza legge. Infatti è la formula inversa di questa, e questa è la terza legge di Keplero. Per riconoscerla basta portare t alla seconda a sinistra, r al quadrato in basso a sinistra, quindi diventa r cubo con quest'altro r, e poi lasciare a destra 4π² e portare gm qua sotto. Quindi è la terza legge di Keplero e questa è la sua formula inversa. Andando a sostituire i valori numerici in questa formula, ovviamente si trova lo stesso risultato di prima. I calcoli sono eseguiti qui sotto: 4π alla seconda, t alla seconda, un secondo quadrato, il raggio della stella di neutroni al cubo, eccolo, e poi la costante G. Il risultato è come prima, una volta e mezza la massa della Terra.